Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Mister Templare con un nuovo video su Pokémon Y, il primo per l'esattezza. In questo video vi farò vedere una particolarissima battaglia Wi-Fi fatta sul punto lotta in doppio. La mia squadra, vedete in basso a sinistra, Kangaskhan Mega, Galvantula, Aegislash e Aron. Aron è particolare in questa lotta perché, come vedrete, un Aron a livello 1 distrugge un'intera squadra a livello 50. Come? Lo scoprirete. Parte la sfida con Daisu che è... Allora, lui manda in campo uno Swampert e un Electros. Shiny. Io parto con Kangaskhan e Aron. Kangaskhan Mega usa Bruciapelo su uno dei due Pokémon. È la principale strategia per far funzionare la strategia di Aron, insomma. Con Bruciapelo elimino Swampert. Era un problema perché appunto... Con mosse come Terremoto e Surfer ci può mandare giù tutti e due, quindi meglio di no. Electros usa Tuononda su Kangaskhan, ci ha fatto solo un piacere perché è facciata, come sapete, potenziato dalle mosse di stato, e il mio Kangaskhan è come facciata. Aron usa Rimonta, questa è la mossa di Aron. Rimonta manda i PS dell'avversario, i PS che hai tu attualmente, e un Pokémon a livello 1 a pieni PS ne ha solo 12. Cresci Pugno su Aron, non importa perché Aron ha l'abilità Vigore. È il Pokémon perfetto. Con vigore resiste i colpi e con rimonta li restituisce. L'Acerboso su Kangaskhan ci fa poco e niente. E facciata potenziato. Tac. Su Electros. Rimonta, ricordate, a un PS. Riduce l'avversario a un PS e con lo strumento, con Chinella, li recupera. E quindi resetta vigore. In questo modo, se si riesce a predictare bene l'avversario, Aron è immortale. Qua vado per protezione perché, come sapete, Froslass è di tipo spettro e rimonta è di tipo normale. Svigo attacco, colpisce Froslass, che ovviamente è un attaccante, quindi non poteva far molto se non attaccare. Terremoto, Aron si protegge e Kangaskhan si fa un po' male. Tyranitar, il terrore di Aron, perché come vedete Tyranitar, oltre a Sabbia Piume, che Aron non fa niente, però ha tutte mosse molto forti, quindi decido di cambiare e mando Galvantula. Decide di andare per terremoto, strano, io avrei preferito tenere in vita il mio compagno di squadra, però ha preferito eliminare Swampert. Kangaskhan non ha più energia, non importa. Galvantula si fa male e intanto Testa di Sabbia lo riduce, un altro terremoto non lo resiste. Quindi rimetto in campo Aron adesso che Tyranitar è da solo. Energy Palla, cerco di far più male possibile. Fa poco, purtroppo. Terremoto manderà giù Galvantula, Aron resiste per vigore. Rimonta. Con un PS, quindi Tyranitar OPS e Bitorzo Lelmo. Bitorzo Lelmo è uno dei più grandi problemi di Aron. Se colpisce un Pokémon con Bitorzo Lelmo all'inizio della partita, la strategia crolla. Quindi bisogna stare molto attenti ai Pokémon di tipo spettro e ai Pokémon con Bitorzo Lelmo. Furtivo Ombra di priorità. La lotta è facilmente conclusa. Hai sconfitto Drisut. Che dire, il video parla da solo, avete visto un Aron a livello 1 distruggere una squadra completa a livello 50, ovviamente non l'ha distrutta lui, però ha fatto la maggior parte del lavoro. Allora, dal punto di vista competitivo, Aron non è il massimo. Perché? Perché una mossa che colpisce due volte lo distrugge. Le mosse di stato, come soprattutto la scottatura, sono terribili su di lui. E se non avete un compagno come Kangaskhan che blocchi il primo attacco dell'avversario, spesso l'avversario tende ad attaccare con tutti e due i Pokémon e quindi Aron viene distrutto. Però comunque è se si sa predictare bene le mosse dell'avversario può rivelarsi divertente, per qualche volta ovviamente contro avversari non fortissimi. Però
È una buona strategia. Con questo penso che sia tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia ispirato per un'eventuale lotta, non lo so. Vi invito a iscrivervi, mettere un mi piace, andare sulla pagina di Facebook e aggiungermi agli amici su Pokémon XY se ce l'avete. Il codice amico lo troverete nella descrizione del canale e anche del video. Con questo penso di avervi tutto, di avervi detto tutto. Ci vediamo a un prossimo video. E se avete qualsiasi domanda, volete chiedermi come faccio le strategie, che tipo di lotte faccio, che Pokémon preferisco, o tutt'altro sul canale, scrivete pure. Alla prossima!